venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ovvero dei frati minori cappuccini. Ci troviamo nella sala di lettura. Ci siamo spostati dal convento in Viale Cappuccini 93, dove qui vengono custoditi tanti libri, tanti testi che parlano di Padre Pio. Ecco, oggi vogliamo raccontarvi proprio quanto scrive questo frate che è accanto a Padre Pio, Padre Alessandro da Ripa Bottoni, a cui è intitolata proprio questa stanza. In questo libro Padre Pio racconta e dice, racconta di un fatto di una donna che venne proprio qui a San Giovanni Rotondo intorno agli anni 40-50, tutte le ore del giorno potevano essere opportune per chiedere un consiglio a Padre Pio, e così alle volte, anche durante le ore di riposo pomeridiano, Padre Pio veniva interpellato dai suoi confratelli, inviati anche da qualche penitente. Ecco, questa donna che si presenta al frate portinaio in portineria con una certa insistenza riuscì comunque a convincere il confratello di Padre Pio, che era in portineria, ad andare su in convento, andare in cella per chiedere un consiglio sulla salute di questa donna che era appunto disperata. Allora il fraticello, proprio per atto di carità fraterna, cercò di accontentare questa signora andando a bussare alla porta di Padre Pio. Quindi siamo alla cella numero 5, ci indica. Dall'interno una voce rispose: che vuoi? Non vedi che sto riposando? Risponde Padre Pio al frate. Il frate portinaio: padre spirituale, una signora di Genova, molto ammalata, vuole sapere se deve continuare oppure deve sospendere gli elettroshock. Padre Pio, minimizzando anche l'importanza della risposta, ribatté: ma io sto riposando, dille che sospendesse, perché se non è sciocca, poi diventa sciocca veramente, aggiunse questa battuta. Quel medesimo giorno il buon fraticello, che sostituiva un altro quindi alla portineria, non sapendo rifiutare le tante richieste dei pellegrini, di nuovo sale nella cella di Padre Pio per altrettanti consigli, e poi ancora nuovamente risale altri consigli, quindi torna in portineria. Padre Pio scende intanto in sacrestia per confessare gli uomini. E di nuovo questo frate va verso Padre Pio per chiedere ancora ulteriori richieste di tante persone. Ma allora a quel punto immediatamente Padre Pio lo bloccò e disse: ne voglio, fortunatamente che te ne vai, perché sei un frate forestiero, perché tu così mi faresti campare solo 3 giorni.